le malattie esistono da sempre e il fatto che siamo organismi umani comporta implicitamente il fatto che ci possiamo ammalare. E qui diciamo notiamo una certa tendenza invece a tenere nascosta la malattia. È vero che si vada a cercare il colpevole, cioè appartiene a una tribù, appartiene a una città, appartiene a una nazione, vai a cercare il colpevole. Cioè la grande peste nera del 1348 a Milano e in Polonia, per non saper né leggere né scrivere, cioè non si sapeva di cosa si è, però hanno detto vabbè, chiudiamo tutto. A Milano e in Polonia l'hanno fatto rigorosamente e hanno risparmiato vite umane. Vediamo una persona che sta tutto il giorno di fronte a uno schermo. Allora dobbiamo chiederci, è quello il futuro del lavoro? È quella la modernità? Secondo me non è modernità. Quindi noi dobbiamo cercare dalla pandemia di trarre un insegnamento. L'insegnamento è quello per cui tante cose possiamo farle meglio. Siamo stati appunto costretti a prendere le distanze, a isolarci in casa e a lavorare da casa. Perché chiaramente il lavoro non è solamente la prestazione lavorativa, è la condivisione, è lo stare insieme, è il prendere un caffè con il collega, lo scambiarsi delle esperienze, raccontarsi, ma c'è anche, poi anche un distacco però, cioè chiudo la porta di casa. Oggi i manager non sanno gestire lo smart working, chiamano a qualsiasi ora, scrivono i WhatsApp il sabato, la domenica, la notte, e questo è un lavoro non pagato. Filosofia e scienza, che spesso vengono contrapposte anche quando si pensa agli studi. Io metto insieme dati di scienziati diversi per trovare delle spiegazioni all'evoluzione, cioè al nostro passato. Si sente dire che il virus muta per aggirare il vaccino, quindi attribuendo al virus una sorta di intenzionalità che non ha alcun fondamento. I virus sono delle macchine biologiche quasi perfette, purtroppo. Sono estremamente efficienti, fanno una sola cosa nella vita, fare copie di se stesse, utilizzando le cellule degli altri come veicolo di diffusione. Sono molto più antichi di noi. Fate conto che noi esseri umani siamo su questo pianeta da circa 200 millenni, che è niente dal punto di vista evolutivo. Un coronavirus come quello che ci ha colpito questa volta è in giro su questo pianeta da 3 miliardi di anni. Mio cugino sa aggiustare anche gli orologi a cucù. Ma per dire il tempo non servono sempre gli orologi. Come si chiama il tuo cane? Perché? Ma cosa perché? Perché? Ma perché? Perché? Che cosa perché? Poi dopo morto mi alzavo contento e andavo a fare merenda. Che nessuno la può ingannare, comare morto. Sai nuotare nel fondo del fondo del mare. Per respirare il mare che è l'odore dell'estate. Non è solo un saggio, è un romanzo saggio. 8 secondi è il titolo provocatorio, perché la nostra soglia di attenzione da 10 anni a questa parte si sta abbassando sempre di più. Attraverso lo smartphone, quindi attraverso questo continuo andare su questi apparecchi, noi disimpariamo a pensare in modo complesso. Durante la lettura profonda non è che il nostro cervello si limita a registrare l'informazione e a stamparla da qualche parte, mette in moto continuamente e attiva dei network tra quello che noi pensiamo e quello che leggiamo, e tutto questo accende delle aree che poi fanno sì che quando noi abbiamo letto sprofondiamo dentro a qualcosa in cui siamo veramente tutti dentro a noi stessi, dentro a quella cosa che noi non facciamo più. We'll be right back.